Eccoci con Mister Rauso, prima partita, primi 3 punti. All'inizio sembrava quasi dovesse ripetersi il derby dell'andata, ma così non è stato. Soddisfazione, penso, alta. Com'è stata questa partita, questo derby? È stata una partita molto sentita, io sì, devo ancora riprendermi. Comunque sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove come domenica eravamo partiti fortissimo, siamo andati in vantaggio, raddoppiato. È peccato per sì, il rigore che ha riaperto la partita, perché secondo me, insomma, per la qualità che abbiamo espresso nel primo tempo, avremmo meritato il 2-0. Sì, abbiamo sfiorato anche in qualche occasione la terza rete, comunque abbiamo tenuto bene il campo nel secondo tempo, se erano loro che dovevano fare la partita, la condizione fisica c'è. Sì, no, la condizione fisica mi sembra che ci sia. È chiaro che loro appunto nel secondo tempo sì, dovevano cercare di recuperare la partita, quindi noi abbiamo contenuto, anche se magari si poteva fare qualcosina meglio nella gestione della palla, però i ragazzi sono stati encomiabili, hanno lottato dal primo all'ultimo minuto, quindi io devo dirgli veramente bravi e basta, perché hanno meritato questa vittoria. Bene, allora incameriamo questo derby. Come dicevo prima, ci sono i 3 punti, ma le indicazioni sulla formazione poi finale della squadra, perché sappiamo che c'è qualche elemento di spicco anche all'esterno che deve recuperare, che è infortunato. Sarà questa in linea di massima la formazione o tutti quanti si giocheranno il posto durante la settimana? Gli elementi di spicco, vabbè, abbiamo qualche assenza sicuramente importante, però per me qua i ragazzi tutti sono importanti e anche oggi l'hanno dimostrato che praticamente non, le assenze non si sono sentite, e quindi io sono molto contento di quello che stanno facendo e ripeto, la vittoria è tutto merito a loro e quindi vi faccio veramente un applauso e dobbiamo continuare così. Allora, chiudiamo solo con una battuta finale. Ha vinto la squadra o vuole, visto che Fiveta è al suo terzo gol, fargli un encomio? No, Pivetta ha fatto un altro gol su punizione e questo è importante perché se ha fatto 3 gol su 3 punizioni tra campionato e coppa vuol dire che abbiamo sicuramente una soluzione in più, però ovviamente la vittoria è della squadra e oggi la squadra ha giocato la squadra. Grazie, mister. Prego.